Parte dall'Irlanda, terra dei suoi antenati, il tour europeo di Barack Obama. Domani l'incontro con la regina Elisabetta, poi il G8 in Francia e infine una visita a Varsavia. A ricevere il presidente statunitense, la First Lady Michelle in terra d'Irlanda, il capo di Stato Mary McAllis e un governo che spera nel suo appoggio per ottenere una riduzione degli interessi sul prestito avuto da Unione Europea ed FMI. Dublino, blindata da 8.000 poliziotti e 300 uomini delle forze speciali, ha predisposto maxi schermi e controlli stile aeroporto per il discorso che Obama terrà a fine pomeriggio davanti a 30.000 persone. E il presidente andrà anche a Monaghan, a ovest della capitale irlandese, da cui i suoi avi partirono nell'Ottocento, destinazione Stati Uniti. Confidando in un ritorno turistico ed immagine, il paese dove vive ancora un lontano cugino di Obama ha messo in evidenza la casa della famiglia del presidente e a lui dedica una piazza, un documentario, tifo da pub e persino una statua.